Siamo al Gold Star Academy del Teatro Golden di Roma, dove si svolge un corso professionale triennale per attori. Ne parliamo più dettagliatamente con Laura Ruocco, che è attrice e la direttrice artistica del corso. Allora Laura, ci puoi parlare meglio di questo corso dell'Accademia? Certo, allora intanto una piccola specificazione, perché in realtà io sono la direttrice didattica, il nostro direttore artistico è Andrea Maia, che è anche direttore artistico del Teatro Golden, e questo è anche molto importante perché la direzione artistica è unica, quindi questo ci permette anche di inserire i ragazzi, una volta terminato il loro percorso di studio, in quelle che sono le produzioni del Teatro Golden. E io sono la direttrice didattica, e come dicevi giustamente tu, questo è un corso che si sviluppa su 3 anni, proprio che ha la finalità di formare attori. Il biennio è più strutturato su lezioni quotidiane dal lunedì al venerdì, tutti i giorni, dalle 9 della mattina alle 15:30, 16 del pomeriggio, mentre il terzo anno è una sorta di ponte, noi lo chiamiamo così, perché ha lo scopo di inserire o di provare ad inserire i ragazzi nel mondo del lavoro. Quindi da una parte hanno una formazione con maestri internazionali e nazionali per periodi brevi, intensivi, e dall'altra vengono inseriti nelle nostre produzioni oppure in produzioni esterne, li aiutiamo a fare i provini, insomma proviamo a inserirli in quello che è il mondo del lavoro. E le lezioni che avete visto oggi sono in realtà lezioni legate al movimento, perché uno dei nostri obiettivi è anche quello di dare una formazione completa il più possibile a questi ragazzi, anche se poi il mestiere è quello dell'attore, però questo non può prescindere da una coscienza, da una conoscenza del proprio corpo, dell'utilizzo del proprio corpo, sia proprio come un discorso legato al benessere, ma anche proprio alla possibilità di usare appunto con coscienza qualunque parte del corpo a seconda di quello che l'attore ha necessità. E poi invece ci sono tutta una serie di materie che sono invece materie più tradizionali, che sono la recitazione in versi, dizione, improvvisazione, insomma materie legate più alla sfera proprio attoriale. E mi chiedevo, questo corso è aperto a tutti? Possono accedere qualsiasi ragazzo che abbia voglia di intraprendere questa carriera, o ci devono essere delle caratteristiche o dei requisiti particolari? Ma noi facciamo una selezione per accedere o per formare le classi, che sono al massimo di 15 persone, quindi diciamo che c'è una selezione in entrata. Come spesso dico ai ragazzi che si presentano, questa selezione ma avviene ovviamente sulla base di un talento, di una personalità, di quello che noi riconosciamo nei ragazzi, che secondo noi può essere utile e può essere giusto per fare un percorso professionale. Però dall'altra parte ci sono anche fattori altrettanto importanti, che sono la serietà. So che dico delle cose ovvie, però è così, è la verità, sono appunto la serietà, la determinazione, la voglia di fare, di esserci, l'impegno. Per cui diciamo che all'interno di questo colloquio noi cerchiamo proprio di conoscere la persona che abbiamo di fronte, sia da un punto di vista di suo talento, di sue attitudini, ma allo stesso modo, se non in misura maggiore, di quelle che sono le sue attitudini in termini di disciplina, di voglia di affidarsi a noi e di mettersi seriamente a lavorare. Da che età possono essere inseriti i ragazzi? Ma considerando che appunto i corsi partono tutti i giorni dalla mattina presto, sono ragazzi che hanno finito il liceo, le superiori, la scuola secondaria, oppure sono in tanti casi, come alcuni nostri allievi, sono anche ragazzi che studiano all'università e che con tanta determinazione anche lì stanno portando avanti due percorsi paralleli. È molto bello, abbiamo alcuni ragazzi che si sono laureati e allo stesso tempo si sono diplomati da noi, e quindi per la maggior parte in facoltà che sono anche inerenti al settore dello spettacolo, quindi materie molto più umanistiche, ma in alcuni casi anche no, quindi dipende molto da ragazzo. Però ecco, la fascia di età diciamo che va dai 18-19 fino ai 27-28, dipende anche lì, perché poi magari ci sono persone che anagraficamente
sono grandi, però che hanno un'attitudine, che non hanno mai potuto fare determinate scelte, le stanno facendo, secondo noi meritano, quindi l'età può non essere una discriminante. Perfetto, grazie e buon lavoro. Grazie a voi e vi aspettiamo, se qualcuno volesse informazioni noi siamo qui. Grazie. Allora, quello che andiamo a fare sarà una coreografia su una musica molto parlata, una musica dove noi all'inizio dobbiamo improvvisare e dopo su dei passi che la nostra insegnante Laura Ruocco ci ha insegnato, dobbiamo fare una specie di coreografia, però più attoriale, un lavoro più attoriale che da ballerino. Noi comunque studiamo un po' danza, però non siamo veri ballerini, e quindi il nostro è più mettere un lavoro attoriale, più un'emozione, qualcosa su dei passi che a volte può essere anche difficile. Quando sarò capace di amare, probabilmente avrò bisogno di assassinare in segreto un padre e di far l'amore con le madre. Quando sarò capace di amare con la mia donna, non avrò nemmeno la prepotenza e la fragilità di un uomo bambino. Non sarò capace di amare una donna che ci sia davvero, che non affondi la mia esistenza, ma non mi stia lontano. Ora una donna che si accarezza, piccola.